Saluti a tutti, grazie a Valerio Massimo Manfredi che ha accettato di venire ad aprire questa chiusura della campagna elettorale in Emilia-Romagna. È uno di quegli italiani che, nonostante questi anni in cui spesso purtroppo nel mondo, a causa di chi ci ha governato, ci siamo sentiti un po' umiliati e vergognati, è uno di quegli italiani che ci fa inorgoglire di essere italiani, appunto perché è lo scrittore italiano più venduto nel mondo, una di quelle persone che ci ha aiutati in questi anni a tenere alto l'orgoglio di questo paese. Ci sono, sarebbero tante persone da citare, parlamentari, candidati, quelli uscenti, tanti amministratori, per tutti saluto i primi nelle istituzioni, il sindaco di Modena Giorgio Pighi, il suo collega di Reggio Emilia Graziano Del Rio, presidente dell'ANCI, presidente della provincia Emilio Sabatini, il presidente della nostra regione Vasco Errani e poi i candidati capilista che parleranno dopo di me, che sono anche il mix di come questa volta, facendo partecipare 1 milione di persone alle primarie, abbiamo saputo davvero aprirle le liste e mettere dentro il meglio della buona classe dirigente che ha tenuto alto la bandiera del Partito Democratico anche quando sembrava che non dovessimo avere futuro, come Dario Franceschini, capolista alla Camera, e la migliore espressione della società civile, della società reale, come è più giusto chiamarla, chi in questi anni si è impegnata facendo anche qui tenere alto l'orgoglio dell'Italia nel mondo, la capolista al Senato Josefa Idem. E soprattutto, ma dirò qualcosa alla fine, Matteo Renzi, sindaco di Firenze, che ringrazio per essere venuto. Due cose molto brevemente, per lasciare spazio agli altri. Non abbiamo ancora vinto, ma siamo vicini a una bella vittoria e queste ore che ci separano dalle elezioni, utilizzatele soprattutto domani, quando certo non si potranno fare comizi, ma sono ore decisive, ancora domenica, anche lunedì mattina, per provare a convincere, sappiamo ancora tanti, si parla di circa un 10%, vuol dire qualche milione di elettore, che ancora non ha deciso o sta tentennando nella decisione perché non ha ancora convinto. E sono quei milioni di voti, qualche migliaio nelle regioni chiave, che potrebbero essere decisivi affinché una possibile vittoria possa diventare perfino una grande e bella vittoria. Stavolta gli argomenti li abbiamo davvero. Siamo gli unici, tutto sommato, che hanno parlato di cosa vogliono fare appena vanno al governo del Paese. E abbiamo anche imparato la lezione. Non abbiamo più fatto quelle coalizioni di 12-16 partiti che sono state alla causa e alla radice anche di una brutta figura che fece il centrosinistra, non per cose buone fatte, ma per litigi quotidiani. E poi abbiamo detto cose che faremo soprattutto in tre direzioni. La prima sulla riduzione dei costi della politica. Ad esempio, che appena arriviamo lì, come ha raccordato Bersani a Bologna venerdì scorso, appena arriviamo uno dei primi provvedimenti sarà portare l'indennità di un parlamentare uguale a quella del sindaco di una grande città. E poi abbiamo detto che si debba prendere ad esempio le buone pratiche, come abbiamo fatto insieme a Matteo Richetti, gli altri consiglieri regionali, il presidente Errani, gli assessori della Giunta, quando prima regione in Italia, poche settimane fa, ci siamo cancellati, aboliti i vitalizi. Si dovrà fare in tutte le regioni di questo Paese, non solo qui da noi. E poi sulla legalità, una legge anticorruzione molto forte, e poi reintrodurre il falso in bilancio. Permettetemi, su questo tema della lotta alle mafie, da Modena, dalla sua città adottiva, voglio arrivare a un grande abbraccio caloroso a Giovanni Tizian per le battaglie che ha fatto in questi anni, che continua a fare nonostante le vergognose minacce che continuano a arrivare. E allora certamente moralizzazione della vita pubblica, riduzione dei costi della politica, legalità, ma anche tutto questo, se non riparte l'economia, se non ritorna un po' di lavoro, credo non servirebbe a un Paese che certo, e ne ringraziamo di questo Monti, ha fatto politiche di rigore importanti che ci hanno permesso di non andare un centimetro e di non cadere in quel baratro in cui quella destra che ha governato quasi tutto questo decennio ci aveva portato, ma il rigore, abbiamo visto, non basta. Se la gente perde lavoro, se troppi ragazzi e ragazze pur laureati rimangono precari,
Se troppi pensionati non arrivano a fine mese, come tante famiglie, anche la moralizzazione della vita pubblica non basta, perché ognuno guarderà a sé e alla sua prospettiva. E allora sui temi del lavoro, in primo luogo, la cosa più facile da fare, l'abbiamo detto, lo chiedeva anche ieri Pighi, l'ha chiesto tante volte il sindaco del Rio insieme ai nostri amministratori, subito appena saremo lì, bisogna allentare il patto di stabilità per i comuni, vuol dire migliaia e migliaia di piccole opere che ristrutturino le scuole, che mettano a posto il dissesto idrogeologico, che ristrutturino gli ospedali, qualcosa che è un volano, lo possiamo dire da questa terra. L'Emilia Romagna è l'unica regione che ha fatto 2 anni fa il patto di stabilità regionale, che poche settimane fa ha liberato per i comuni sopra i 5.000 abitanti 220 milioni di euro, ma è troppo poco, solo in questa regione, nei cassetti dei sindaci, e sono le nostre tasse, le vostre tasse, ci sono 1 miliardo di euro bloccati. E poi il pagamento alle imprese, Bersani l'ha detta molto chiaramente, 5 anni, 10 miliardi di euro all'anno, finanziati, perché se dici che i soldi li dai devi dire dove li prendi, con titoli di Stato ad hoc, affinché si paghi da parte dello Stato, delle pubbliche amministrazioni, migliaia di imprese che devono ancora avere i soldi nonostante hanno lavorato. A raccontarli in Europa sembra una barzelletta. Uno Stato che chiede al privato di lavorare e poi gli dice ti pagheremo fra qualche anno. E tante imprese purtroppo sono saltate. E poi nuove politiche industriali con un nuovo modello di sviluppo che come pilastri abbia il Made in Italy, il sapere, la scuola, l'università, e poi certamente la green economy, dicendo che non vogliamo ammazzare del tutto un comparto come l'edilizia, che fa più di 2 milioni di occupati tra il diretto e l'indotto, ma certamente si può intervenire lì con sgravi fiscali per ristrutturazioni che accompagnino tutto il tema, ad esempio, dell'efficientamento energetico, ma soprattutto diciamo se si costruisce, si costruisca dove si deve bonificare e mai più consumo di territorio vergine, perché in questi anni ne abbiamo consumato fin troppo. Ho finito. Voglio dire una cosa. Dobbiamo recuperare l'etica della politica. E da un lato io credo sia anche raccontare al Paese cosa vogliamo fare. Vedete, non ho parlato male di nessuno. Ho provato a dire cosa faremo noi. D'altra parte, guardatele queste elezioni, questa campagna elettorale, raccontatelo a quegli indecisi. Guardate che il rischio di voler dare un calcio alla politica, il rischio è che le persone, se si va verso l'avventura, lo diano a se stessi. Pensate che gli ultimi 5 mesi del governo Berlusconi, quello di Berlusconi, Bossi e Scilipoti, dal luglio al novembre del 2011, sono costati all'Italia qualcosa come 25 miliardi di euro. E allora il 26-27 di febbraio ci vuole una maggioranza vera che possa prendere in mano questo Paese, ridargli speranza, perché la protesta può essere comprensibile, ma non basta per proporre e guidare un Paese come il nostro. Tutti noi abbiamo giocato per vincere e per fare un'Italia nuova, un'Italia giusta, e per contribuire a essere capaci e protagonisti della costruzione degli Stati Uniti d'Europa nel nostro continente ed essere rispettati di nuovo nel mondo. Gli altri hanno lavorato e stanno lavorando per non farci vincere, non per guidare il Paese. Questo raccontiamolo, diciamolo. C'è bisogno di una guida, di un governo. E d'altra parte, se la matematica non è un'opinione, con questa legge elettorale o vince Berlusconi o vince Bersani e l'Italia giusta. Dicevo dell'etica pubblica e ho finito. Vedete, il recupero dell'etica pubblica non è solo non rubare l'onestà, che dovrebbe essere peraltro la precondizione per chi fa politica. C'è anche il recupero di ciò che è mancato troppo spesso in questi anni, di dire prima e mantenere dopo quello che hai detto. Io credo che questo sia il più grande valore, al di là di tutto, della rappresentazione e dell'aiuto che ci ha dato in questa campagna elettorale, ci sta dando Matteo Renzi. Ha fatto esattamente quello che aveva detto durante le primarie. Perché? E qualcuno, visto che si è perfino stupito, Matteo, perché ti abbiamo chiesto di venire a chiudere la campagna elettorale in Emilia-Romagna, qui, nella terra di Bersani, ma voleva essere anche un segno, un simbolo. E proprio perché siamo gli unici che hanno chiamato in un mese 3 milioni di persone 2 volte e oltre 1 milione il 30 di dicembre per i parlamentari, e quindi aver deciso insieme a voi, siamo gli unici che non hanno il cognome di una persona nel simbolo. Matteo Renzi è qua perché il Partito Democratico non è di Bersani, non è suo, non è mio, non è di nessuno di noi, anzi è di un grande collettivo, e l'aiuto che ci hai dato e ci darai ci permetterà il 26, io credo, di poter segnare e scrivere una nuova pagina per questo Paese. Grazie.